Andiamo anche su altri temi, abbiamo un minuto e mezzo. Quanto credi al ritorno di Kakà al Milan e questo Kakà quanto potrebbe incidere sul campionato italiano? Sono certo che Kakà arriverà al Milan, sono straconvinto di questo perché lo sono anche i bookmakers, la quota è praticamente crollata per l'arrivo di Kakà in rossonero, credo che si giochi oltre manica a 1,60 appena, quindi sono strasicuro. E incidere, è un ottimo giocatore per carità, per cui non è che ha disimparato a giocare a pallone, però non sembra più il Kakà pre-infortunio, non sembra più il Kakà precedente all'avventura con il Real Madrid. Comunque sia, è un rinforzo importante, ma il Milan i rinforzi deve cercare dietro, perché il problema non è tanto allestire un attacco di livello, e comunque serve una punta importante, perché Cassano, El Shaarawy, Kakà, benissimo, tutti fantasisti. Poi bisogna trovare chi la butta dentro, a parte Pato, e soprattutto noi sappiamo che Pato negli ultimi anni ha un rendimento abbastanza altalenante dovuto agli infortuni. Dubbi fondati. Al Milan serve un bomber, serve un Pazzini, che per ora non sta trattando, ma comunque dovrà andare a comprare sul Hai mercato. Detto bomber e Pazzini nella stessa frase? No, dai, scherzo, no. Beh, no. Pazzini, è un giocatore, ricordiamoci sempre, che ha segnato la tripletta a Wembley, quindi nel biglietto da visita ce l'ha scritto. No, è un bel giocatore. Però ecco, un Dematti adesso sarebbe servito come il pane al Milan. Il fatto che non si sia neanche inserito una trattativa testimonia di come il Milan comunque sia in difficoltà dal punto di vista finanziario in questo mercato. Al Milan però serve davvero gente dietro, perché ad oggi la coppia centrale di difesa è fatta da Mexes e da un signor X. Sì. E non è davvero un qualche cosa che ti può permettere di sognare in grande. Acerbi non è ancora maturo. Ah, bella questa. Va bene. Bella. Domani sono le 7:59, dobbiamo salutarci. Domani accenneremo anche alle Olimpiadi, perché proprio domani si partirà con la cerimonia inaugurale. Hanno già iniziato le donne col pallone, oggi iniziano gli uomini, c'è Cavani. Oggi pomeriggio. Ore 18, ricordiamo ore la diretta 18, dell'Uruguay. Sì. Eh? Uruguay con Ma soprattutto Cavani. Ore 20:30, ricordiamo la diretta dei calendari. Anzi, oggi conosceremo poi le prime giornate dei calendari. È sverdad. Con chi partirà la Roma di Zeman. E domani lo commenteremo. La Roma giocherà la prima in casa. Questo è l'unico indizio che abbiamo. Carlo, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a te, caro Flavio. Carlo Lazzotti.